Ok, siamo arrivati al Titanic Exhibition Center, giorno 2 della fiera Mindvention. Adesso poi vi spiegherò all'interno cosa consiste questa fiera. Io intanto devo far vedere il mio passi, che sarebbe, non so, riesco a farvi vedere questo. Ok, vado dentro, passo di qua. Morning. E sono entrato. Ok. Good morning. And sì, ok. Io adesso mi fermerò qua perché devo fare ancora colazione. Nel frattempo vi faccio fare la seconda visita guidata. Ieri ho avuto modo di vederla più approfonditamente, ma come avevo anticipato nel video di ieri, avrei voluto raccontarvi di nuovo ogni zona nello specifico, ma non ci sono riuscito perché non ho avuto tempo. Siamo stati subissati di richieste e domande, perché questa fiera è nata essenzialmente per... Questi sono alcuni degli youtuber che io tra l'altro non conosco, ma sono molto famosi, dicono. E dicevo, è una fiera che racconta, mette diciamo in contatto i fan con i loro videogiochi preferiti e con i loro beniamini, youtubers. E da circa, questa è la seconda sessione che si collabora con questi organizzatori, perché hanno scoperto ovviamente anche l'aspetto educativo del videogioco in generale, Minecraft poi nello specifico, perché è il gioco diciamo più amato dai ragazzi. E ci hanno chiesto ovviamente questa collaborazione, che non stiamo mancando di dare, perché a noi ecco piace poi a un certo punto avvicinare i genitori, gli insegnanti e i ragazzi stessi per mostrargli l'aspetto educativo del videogioco. Ieri un ragazzo che tra l'altro ha delle forti difficoltà, no? Ho avuto, diceva, mi raccontava, delle forti difficoltà di apprendimento da bambino. Ieri lui adesso è diventato un insegnante proprio per ragazzi che hanno dei bisogni educativi speciali. E ieri ha tenuto uno speech molto interessante di come dei ragazzi che hanno veramente non solo dei disturbi diciamo nell'apprendimento tipici, ma anche diciamo fisici purtroppo. E ci raccontava come aveva attraverso il videogioco Minecraft cercato di aiutare questi ragazzi a superare le loro difficoltà, no? Tracciandone poi i momenti di crescita. E io finisco qui e spero di riprendere un qualcosa quando diciamo verrà aperto al pubblico, sperando voi di poter commentare, perché comunque sia c'è molta confusione. Ciao a tutti, a dopo.